e siamo qui per festeggiare un evento molto importante, sì, perché stiamo parlando di 20 anni. Esatto, cioè esatto, è un compleanno importante. Sì, noi abbiamo aperto il primo punto vendita, questo tra l'altro proprio 20 anni fa. All'inizio è stata una voglia di differenziare la nostra attività, che era l'attività esclusivamente di un'impresa di giardinaggio, e abbiamo deciso di fare il Garden Center. È stato un gesto di passione. Vabbè, siete partiti con un viridea, se si certo può dire così, ma oggi quante ce ne sono? 9. Perciò, diciamo che anche se sei partito con una passione, insomma, questa passione poi è diventata un sogno, insomma, è diventata una realtà anche grande. Sì, è diventata una realtà grande che coinvolge tante persone. Sì. C'è piaciuto, abbiamo avuto anche delle soddisfazioni, ovviamente, di una buona risposta da parte del pubblico, e quindi abbiamo pensato di replicarlo, di standardizzarlo. Nel frattempo abbiamo imparato. Anzi, c'è sempre da imparare. Sempre, perché non si finisce mai imparare. Ed è la cosa bella, no? La cosa entusiasmante del lavoro. Si sbaglia e ogni errore è una grande possibilità. Ma secondo me è proprio una teoria, perché nel lavoro, ma anche nella vita personale, insomma, bisogna sbagliare, perché se no, se è tutto perfetto non va bene, insomma, bisogna sbagliare, perché quando sbagliamo impariamo. Allora, noi abbiamo un po' di regolette nostre interne. Vabbè, una è giusto che ci siano. È giusto che ci siano. Tra le regole non scritte ce n'è una che ripetiamo con una buona frequenza. E per chiarire ci siamo detti: è obbligatorio sbagliare poco. Giustamente, ecco, perché okay, non esageriamo. No, ma è vero, no? Questa cosa ce la diciamo da molti anni. Questo per mettere tutti quanti nelle condizioni di provare, di sperimentare, di osare un pochettino, pensandoci sopra. Se non si sbaglia non si cresce. Non si cresce. Però insomma, io sono già qua da più o meno mezz'oretta, 20 minuti, mezz'oretta, e mi hai fatto fare un giro. Volevo fare i complimenti, perché mi hai fatto sentire subito a casa, e penso che sia proprio un vostro obiettivo, per chi viene qui che si senta a casa, no? È centrato, la seconda cosa è centrata, non ci siamo messi d'accordo. È vero, davvero, va bene. Allora, sto dicendo una cosa vera, perché è quello che ho percepito. Mi fa piacere. Allora siete riusciti nel vostro obiettivo. Direi di sì. No, ma davvero, noi uno degli obiettivi era quello di dire facciamo in modo che sia un posto piacevole. Anche perché sono obiettivamente emozionato e devo dire anche orgoglioso. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, sono orgoglioso di aver lavorato in questi anni con dei colleghi splendidi. Tutti noi facciamo questo lavoro ovviamente per guadagnarci da vivere, ma lo facciamo con passione sicuramente, e questo ci gratifica. Sono orgoglioso anche che i clienti vengono sempre a trovarci, insomma è per noi una gran bella giornata oggi. Grazie di essere venuti, e ora tagliamo la torta.